Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Oggi noi abbiamo pensato di fare un po' un ripensamento sulla nostra esperienza per cogliere le tappe importanti della storia dei servizi. Questo proprio nell'ottica di mettere a fuoco quanto il patto proprio come dire, sottolinea, e cioè nell'ottica di difendere l'esistente che funziona. Questo nel rispetto dei diritti delle persone ammalate, secondo un approccio biopsicosociale, cito il patto, capace di tenere in conto le componenti biologiche, psicologiche, relazionali e sociali alla base della sofferenza psichica, che è una visione questa che noi psicologi condividiamo profondamente. Torniamo quindi agli anni Ottanta, con l'apertura dei manicomi e l'istituzione dei servizi territoriali di assistenza psichiatrica, lo psicologo si trovò a lavorare nei reparti aperti e nei nascenti appunto CSM, ma non sapeva bene che cosa avrebbe fatto. Nell'ambito dell'ospedale psichiatrico lo psicologo si trovava a lavorare con altre figure professionali e iniziò a dare attenzione all'osservazione del paziente, al coglierne cioè gli aspetti della sua interezza di persona, ascoltarne la storia e quindi avere, come dire, poter assumere nei confronti del malato nuovi punti di vista. In quel periodo fu soprattutto importante il contatto e lo scambio con il mondo esterno, che permise ai pazienti di cogliere le nuove regole e i tempi che al di fuori dell'ospedale psichiatrico vigevano e che loro non conoscevano. Il signor Gagliardi ha citato il fatto che ci sarà lo spettacolo del Teatro dell'Ortica del gruppo Stranità, che credo sia quello sul tempo, non so quanti di voi l'abbiano visto, ma è veramente toccante cogliere come il tempo è stato percepito dentro e fuori dell'ospedale psichiatrico attraverso la visione di questo spettacolo. Venendo poi al servizio ai servizi territoriali, all'inizio del lavoro non si diede molta importanza allo specifico professionale. Tutti nel desiderio di dare maggiore risposta ai bisogni dei pazienti usciti dal manicomio, diedero a lavorare secondo un'ottica che non teneva appunto conto dello specifico professionale. Il colloquio, la visita domiciliare furono usati da tutti, quelli erano i tempi in cui si parlava dell'operatore unico. Col tempo poi, accanto a aspetti tipicamente psichiatrici e di trattamento farmacologico, presero sempre più campi elementi della cultura psicologica e delle tecniche psicoterapeutiche. La cultura psicanalitica portò a prestare attenzione al mondo emotivo del paziente, alla sua storia relazionale, talvolta traumatica, e mise in evidenza però anche molto le risposte emotive dei curanti, diciamo i cosiddetti aspetti controtransferali. E il modello sistemico relazionale ci insegnò a dare importanza all'ambiente di vita del paziente, alle relazioni con la famiglia, e quello cognitivista a cercare tecniche più efficaci nell'affrontare i sintomi. Ma soprattutto in quel periodo si scoprì come l'elemento fondamentale per il lavoro terapeutico fosse la relazione operatore-paziente, e la continuità di questa una condizione indispensabile perché venisse realizzato. Ecco, a questo proposito ci piace leggere alcune parole che sono state scritte dai pazienti nel verbale dell'associazione Prato Onlus. Loro scrivono: va rilevato come spesso non si tiene alcun conto dell'importanza e della necessità
di stabilire con gli utenti un rapporto di continuità terapeutica, mentre il colloquio con il curante ha senso solo se si stabilisce un rapporto umano duraturo con la persona. Ecco, questo crediamo vada proprio ripreso. E vedete come allora l'essere qui oggi, utenti, genitori, familiari, operatori dei servizi e delle associazioni, sia davvero un'occasione impagabile. Insomma, in quel periodo poi si sviluppò nuovi contributi per il trattamento del paziente grave. Ricordo il modello di lavoro psichiatrico integrato formulato da Giancarlo Zapparoli e il fare pensare di Dario De Martis. Tutte modalità operative che venivano realizzate solo attraverso l'utilizzo dell'equipe multiprofessionale, che si evidenziò essere proprio lo strumento fondamentale del lavoro in salute mentale. Veniamo agli anni più recenti, ci sono stati nuovi aspetti importanti della cultura psichiatrica basata sull'evidenza, i concetti di appropriatezza di cura, di indicazione terapeutica, e quindi anche l'operatività dello psicologo si è modificata, è diventata più flessibile, ha abbandonato un po' gli aspetti di scuola, come dire, predefiniti, per mettere in campo nuovi modi di lavorare, psicoterapie brevi, focali, cicli di colloqui seguiti da follow up. Questo nel tentativo di dare risposta a una domanda sempre crescente e nella convinzione però di dover tenere conto sempre della mission del servizio di salute mentale, che era quella di privilegiare il trattamento dei pazienti gravi. E in parallelo gli psicologi si sono poi occupati di riabilitazione in rete con il territorio circostante ai servizi e il territorio di vita dei pazienti. Allora, qui mi dicono di chiudere, ecco, qui noi volevamo evidenziare solo appunto alcuni elementi che questa storia ha evidenziato e che crediamo rappresentino comunque una ricchezza, diciamo proprio la base sulla quale costruire il nuovo lavoro psichiatrico, quello che evidentemente i nuovi contributi scientifici di ricerca ci spingono a realizzare. E questi elementi fondamentali, li riassumo brevemente, sono proprio l'ascolto del paziente e il pensarlo come protagonista di cura, lo diceva prima la signora, l'accoglienza dei familiari, intendendoli non più solo come, in tempo erano quasi un intralcio, invece intendendoli proprio come persone non solo coinvolte ma che possono diventare una risorsa fondamentale, e per arrivare a pensare proprio come co-terapeuti, e infine questo approccio multiprofessionale del lavoro d'equipe che proprio nasce da questa base che ho già citato della visione biopsicosociale della malattia mentale. Mi auguro che questi punti possano essere sviluppati nel lavoro futuro in salute mentale. Vi ringrazio.